Colazione con Radio Alta, Radio Alta. Cari amici di Colazione con Radio Alta, vedo alle spalle una piazza che io conosco bene. Siamo in una città bellissima, davvero bella, che è Lecce, e noi dobbiamo ringraziare il nostro pedalatore stanco, perché si sta facendo conoscere un'Italia diversa, proprio città per città, luogo per luogo. Vincenzo Cervi! Bello, bello contento. Vincenzo, ti vedo sorridente. Sì, dopo una pausa di quasi una settimana, era ora. Adesso si riprende a pedalare e è passata tutta la stanchezza. Bene, bene. Tra l'altro sei proprio in Piazza Santo Ronzo, sei a Lecce tu in questo momento. Esatto, proprio in pieno centro. Ecco, ma tu sai perché conosco questa piazza? Vincenzo, a Lecce? Allora, dovete sapere che nel 1981 era, guarda, ti dico anche la data, era il 30 ottobre del 1981, il ragazzino, cioè il soldato, il carrista M47, soldato Mangione Matteo, era lì in Piazza Santo Ronzo a fare il giuramento solenne. Hai capito? C'era il presidente della Repubblica, caro Vincenzo. Non ti fa né caldo né freddo questa notizia? Chi se ne frega, dici? Cioè, no, diciamo che rispetto a quello che ho fatto io, che l'ho fatto in una caserma. Standard, qua se hai fatto il giuramento è sicuramente più bello. No, molto è, più stato, bello. È stato veramente spettacolare. Solo che la notte abbiamo fatto l'esercitazione generale, no? Hai fatto la prova generale di notte. C'erano i leccesi che erano arrabbiatissimi perché noi facevamo marcia, cadenza, pam, 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 mamma mia, c'è un rumore incredibile. Però era un giuramento che ha portato tante persone. E lì si vede, c'è l'anfiteatro, no? Lì nella piazza. Guardate che bella, è fantastica lei. Guarda che colori, Lecce ha un colore strepitoso. Sai che c'è un gemellaggio fra Lecce e Bergamo? È la Bergamo del Sud, Lecce. Non sapevo. Sì, perché è molto elegante come città. Sì, ho scoperto tra l'altro che esistono, allora, ci sono parecchi palazzi storici che sono fatti con la pietra leccese. Sì. Che è un tipo di pietra un po'... Allora, si lavora come il tufo, però è molto più dura e resiste nel tempo. Infatti qua i palazzi sono piuttosto ancora in buono stato, anche se comunque ci sono parecchie ristrutturazioni e vedo che ci tengono. E c'è un po' una differenza qua nella zona, perché la parte del centro, diciamo che c'erano i palazzi più ricchi e avevano la pietra leccese, mentre ci si sposta verso l'esterno hanno il classico tufo, certo. I poveri. Devi fare una cosa, caro Vincenzo, siccome fanno le statuine, no, con la pietra leccese, devi prendere una statuina da portare a Giusy. Sei stato a Lecce, non puoi, sai, sono molto belle, sono fatte bene, stilizzate. Cosa dici? Le ceramiche. Sì, è vero che pesano un pochino, perché poi devi portartene in giro, però dai, una statuina secondo me si può fare. Abbiamo anche delle foto di Lecce, che vi faccio vedere. Questa era sempre, non so, la piazza Santo Ronzo, metto qua Vincenzo così sei sulla piazza. Questo è l'anfiteatro che si vede. Io ho un sacco di foto, mi sono dimenticato stamattina, potevo portarvele. Il soldato Mangione a Lecce. Questo è l'orologio della piazza. E poi guardate il lavoro che c'è. Questa è la pietra di Lecce, tutti questi intagli che si vedono. Sembra tufo, ma non è tufo. No. Molto bello il colore, bellissimo. Più lissa e più dura. E poi guardate il cielo azzurro terso, è veramente straordinaria questa città, bella. Ecco, se andate in vacanza, per quello che dico, quando si deve andare in vacanza bisogna conoscere prima l'Italia e poi si va all'estero, ma non si può non conoscere una città come Lecce. Senti, quindi tappa oggi da dove? Lecce fino?
Dovrei arrivare all'incirca in zona Bari, però oggi tappa piuttosto lunga, penso intorno agli 80, tra gli 80 e i 90 km, e però in teoria non dovrebbero esserci grossi dislivelli. Ok, Vediamo sì, va un po' come bene. butto. Va bene. Il bagno al ciolo l'hai fatto? No, non l'hai fatto al ciolo? No, niente, ma non è possibile, cioè sei in Puglia, ragazzi. Che temperatura c'è adesso, Vincenzo? Adesso ci si sta piuttosto bene, credo saremo intorno ai 18 Vabbè, gradi. insomma. Di giorno un po' caldina, però è ventilato. Ventilato, quindi puoi fare anche il bagno se vuoi. Sei caldo, ti butti nell'acqua, no? Vincenzo, allora ci sentiremo. Non so, settimana prossima sarai già. Secondo me, sei già dove? A Rimini Riccione, sarai da quelle parti, Oh, no? no. Non credo, No, troppo. ti fermerai ancora. Vabbè, quanti chilometri hai fatto fino adesso? Non lo so. Ma come non lo sai? Ma devi tenermi un diario preciso. Sei a Lecce, hai più di 2000, ma molto più di 2000. Oltre i 2005 di sicuro. Dai, te ne mancano ancora un pochino. Devi... Sei... Poi mi hanno anche detto, ma finirà di fare il Giro d'Italia prima che termini la trasmissione? Non lo so, secondo me questo se va avanti così a settembre è ancora in giro. Può essere. Può essere. Allora, quando riapriamo la trasmissione, tu sarai ancora lì a pedalare. Vincenzo, vuoi salutare qualcuno stamattina? Ti do questo, ti concedo. Allora, sempre Giusi, ovviamente, e i figli e i suoceri che sono i sostenitori. E poi saluto Giusi e Ruben, che sono i compagni di viaggio, diciamo, abbiamo fatto qualcosa, qualche pedalata insieme, diciamo così, e mi hanno aiutato ad allenarmi anche per questo giro. Ottimo, ottimo. Senti, la bicicletta c'è lì, la bandierina, radio alta. Devo vedere, non abbandonarla, perché la portano via. Eccola lì, guardate, con quel logo che sta facendo il Giro d'Italia, avrà un valore immenso. Guarda, sai che cosa facciamo? Quando tu finisci di fare il giro, così com'è, senza lavarlo e niente, lo appendiamo qua, facciamo un quadro, come se fosse così una icona del Giro d'Italia. Vincenzo, senti, prudenza, mi raccomando, quando sei stanco fermati, tanto tu lo sai, ti puoi fermare. Ma non c'è nessuno in piazza a quest'ora? C'è lì a Lecce. Lecce addormentata. Stanno dormendo tutti oggi, niente, non c'è nessuno. Fantastico. Senti, buon viaggio, ci sentiamo la prossima settimana. Se avrai delle cose da comunicare, mandami messaggi così io lo dico nel Sarà frattempo. fatto. Va bene? Ciao Vincenzo, buon tutto. Ciao, buon divertimento, buon divertimento. Colazione con Radio Alta.